Vabbè, per le due, vabbè, io ti ho detto per il Ferrara così, però se per le due riesco a andare via, io dopo per le due e mezza sotto, quindi vabbè. Ok. Vabbè, ci vediamo domani, io ti vedo. Come cambiano le cose? Ciao ragazzi, come state? Bene, oggi bene. Vi vedo molto allegri, avete bevuto? Sì. Perché... No, bevuto no. Che avete qui dentro? Vino. Ho preso adesso, non abbiamo bevuto, però è una giornata di festa oggi. Tranquilli, relax. Dovrebbe essere tutti i giorni festa. Infatti, sarebbe, ma... Perché sei affida? Dici un po'. Perché c'è il bove finto. Ma il bove finto che ti dà la gioia, che ti dà, dai. Il bove finto è una festa che è rinomata, è bella, da emozioni. Ma perché vieni tu, eh? Perché stai meglio oggi, ti diverti? No, sto tranquillo, mi diverto, sto con gli amici, li vedo tutti. Al bove, questa è una tradizione antica degli offidani, ci sono tanti offidani, ma non solo, perché anche le persone dei paesi limitrofi vengono a questa tradizione perché è molto molto bella, ci si diverte, si beve, si mangia, si sta con gli amici. Questa piazza è la piazza dove si entra dentro le mura di Offida. Offida è circondata da un muraglione bellissimo che in antichità praticamente serviva per difendersi dai nemici. Ci stiamo avviando adesso per il corso di Offida, che è il corso Serpente Aureo. Vediamo che il bove praticamente farà il giro di tutto il paese antico, perché per tradizione nell'antichità le persone, i poveri praticamente rincorrevano un bove vero e a fine della serata veniva poi ucciso il bove e le carni erano divise per i poveri. Vediamo qua varie persone che vengono ogni anno appositamente per questa bella manifestazione. Stiamo vedendo anche che le persone fischiano, si fa tipo un rodeo, però e le persone oltre a quello si divertono, corrono per le vie destra e sinistra, girano, e persone che poi sostengono questa struttura che è simile a un bove vero, quindi ogni tanto c'è il cambio di persone sotto perché la struttura è molto pesante. Una cornata, no? Vediamo qui che c'è un punto del ristoro perché poi i ragazzi passeggiando hanno anche fame. Vediamo qui la titolare del ristoro, Federica Marcucci. Salve, salve, bene, bene. Qualcosa qui alla telecamera. Niente, ci divertiamo, mangiamo, beviamo, ridiamo. Ma che cosa date qui nel ristoro? Il vino rosso, il vino cotto, i panini, la pizza, col vino cotto i cantuccini, insomma un po' per riempire lo stomaco, così non ci ubriachiamo, ci ubriachiamo poco. Cioè. Buonasera, ci sono i genitori di Federica qui che stanno dando qui per rinfrescarsi un po' le idee, visto che corrono molto. Buonasera, c'è qualcosa da dirci? Niente, va tutto bene, fa freddo, quindi bevono di più, quindi si vende più vino. E lei, signora? La manifestazione più sta più si fa grande, perché la gente lo sa e vengono molta gente. Ho visto che qui stanno chiedendo il vino cotto, forse una bibita proprio del bove finto. E qui per mangiare ci sono i cantuccini, è un dolce di Offida che poi si trova anche in giro, però forse è la tradizione più di carnevale. Vediamo qui i ravioli di Offida, che belli, l'avete fatti voi a casa? Però diciamo la verità che si fanno a mano, come le vecchiette li fanno, no? A mano, a
magari i forni li fanno a mano, come una volta. Non è... Visto che belle ragazze abbiamo qui a Offida, stupende queste ragazze. Non solo la manifestazione, vedo che a Offida c'è l'aria buona, si mangia bene. Anche troppo buona. Offida è un paese di scienza e di arte, questa è un'arte. Buon carnevale a tutti. Grazie. Stiamo vedendo numerose persone qui, la piazza del popolo di Offida. È veramente bello, bello oggi questa manifestazione, pieno di persone. Stiamo vedendo il Bove che viene rincorso da tantissime persone. Qui siamo piazza del popolo di Offida. Vediamo numerose persone che si divertono a rincorrere. Il Bove, diciamo che è stato fatto da una struttura di legno ricoperta da tessuto bianco e rosso, dove sotto ci sono delle persone che guidano questo Bove. Abbiamo un panorama stupendo, vediamo tutte le persone mascherate che stanno qui in Piazza del Popolo, che stanno attendendo il ritorno del Bove, che adesso sta facendo il giro per le viette di Offida. Ricordiamo che Offida è un paese storico, quindi siamo dentro al muraglione di Offida, è stupendo. Passare, il piacere, stiamo notando, qui c'è di tutto, la gente che balla, chi beve il vino e parecchie persone che stanno anche mangiando la pizza.